Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme le loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Fa un po' tristezza ascoltare questa profezia di Isaia che parla di festa, parla di banchetti, di grasse vivande, di vini eccellenti, parla di vita, il Signore Dio eliminerà la morte per sempre, parla di consolazione, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Fa un po' di tristezza perché sappiamo cosa sta succedendo in quella terra santa, sappiamo che ci sono violenze ferate e quel che è peggio, alcuni mentre deplorano le violenze sofferte da altri, si vantano delle sofferenze inflitte a loro volta a quegli altri. Che cosa succede? Succede che non c'è stata un'accoglienza del Vangelo, non c'è stata un'accoglienza alla parola di Gesù, l'abbiamo ascoltata qualche domenica fa. Quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Fino a 7 volte. Simon Pietro, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Perdere il conto del perdono è l'unico modo per venirne fuori dalla spirale della violenza e della vendetta violenta. Ma dopo 2000 anni il Vangelo di Gesù è sempre Vangelo. È sempre una buona notizia a fronte delle cattive notizie che ci arrivano da vicino e da lontano. Però bisogna mettersi in ascolto e bisogna mettersi in obbedienza. Cosa che non fecero i capi dei sacerdoti e i farisei. Per la terza domenica consecutiva ascoltiamo una parabola rivolta proprio a questi uomini, per far loro capire che dovevano pentirsi, che dovevano convertirsi. La parabola dei due figli, la parabola della vigna, due parabole che ci parlavano di lavoro, di fronte al lavoro, di fronte alla fatica che comporta il lavoro, si capisce che la nostra carne un po' si ribella. Si capisce che ci viene da dire come quel figlio: non ne ho voglia. Ma oggi si parla di un invito a un banchetto di nozze, si parla di un invito a festa. Ma voi, dice loro Gesù, voi capi dei sacerdoti, anziani del popolo, farisei, non volete partecipare neanche alla festa delle nozze del figlio di Dio con il suo popolo, con l'umanità intera. Voi non volete partecipare
Perché chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari, chi ha vinghiato al suo potere, voi non volete partecipare, anzi diventate pure violenti. Uccidete il figlio del padrone della vigna. Gesù predice la propria morte per opera dei capi del popolo con la spada di Ponzio Pilato, con la croce di Ponzio Pilato. E allora noi lo sappiamo, però dobbiamo ricordarci che Dio a volte ci chiama a lavorare e a volte ci chiama a riposare, a volte a digiunare. Ho visto e sono contento che i vescovi italiani abbiano aderito all'invito dell'ordinario della Terra Santa per un digiuno dopodomani, martedì, per la pace in Terra Santa. Dio a volte ci chiama al lavoro o al digiuno e altre volte ci chiama la domenica, ma al riposo e alla festa. La domenica è giorno di riposo e di festa. E rispetto al popolo dell'antica alleanza, io lo ricordo spesso, ma finché qualcuno non mi dirà stai diventando noioso, continuerò a ripeterlo. Rispetto al popolo dell'antica alleanza, noi, popolo della nuova alleanza, abbiamo una logica diversa. Quelli lavoravano 6 giorni e il settimo, cioè il sabato, si riposavano. Noi invece prima ci riposiamo nel Signore, la domenica, e in Lui troviamo la forza per lavorare i restanti 6 giorni. La Vergine Maria, in cui la parola di Dio si è fatta carne, interceda per noi perché questa parola si faccia vita nella nostra vita. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.